Neymar, non era Mbappé. Forse l'ultima azione, forse c'è tempo per l'ultima azione. 2 minuti di recupero. 2 minuti di recupero. Parla a Mbappé. Mbappé, limite dell'area. Mbappé. Bella a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo video, io sono Maullo941 e se oggi siamo tornati con il nostro Circo Venezia, signori miei, il road tutti triplete, mi sei impappato dalla lingua, il road tutti triplete continua, signori miei, la scalata verso il successo più estremo. Allora, prima di partire con il video ragazzuoli, io vi ricordo, vi ringrazio per i like, per i commenti e per il supporto che date a questa serie, stiamo diventando numerosi, sono contento, e vi ricordo di seguirmi sui social, ovvero su Facebook e su Instagram, mi trovate con il nick Maullo941, comunque i link sono in descrizione. Detto questo ragazzi, non perdiamo tempo, Benitez ci ringrazia perché l'abbiamo fatto giocare l'altro giorno, se non sbaglio ha anche segnato un gol importante contro la Lazio, prestazione autorevole, bravo il nostro Jesus, Jesus Benitez. Andiamo avanti alla prossima partita contro l'Inter, che è molto ravvicinata come tempistica, raga, ma la Coppa Italia è il nostro obiettivo per raggiungere il triplete. Offerta per la nazionale non ci interessa, raga, e per raggiungere il triplete, quindi per forza dovremo schierare i titolari. Tutte ste mail, offerta per il trasferimento per Castagna, no, Castagna non si muove, rifiutiamo, rifiuta l'offerta dal Napoli, poi una diretta avversaria, non se ne fa la proprio. Andiamo avanti, mi fate giocare questa partita contro l'Inter per cortesia? Dai, dai, veloce. Oh, partita contro l'Inter in casa. La squadra è messa bene e io direi di confermare i titolarissimi, raga. In panchina ci portiamo. A posto di Beni Benitez, che comunque ha giocato l'altro giorno. No, Beni Benitez lo teniamo. Leviamo Castagna e ci portiamo Wood. E leverei anche... Abe ha giocato l'altra volta. Facciamo giocare Amrabat se ci sarà la possibilità. Comunque, prossima partita, raga, faremo un po' di turnover, perché la prossima dovrebbe essere un po' più facile. Comunque, detto questo, andiamo in campo, raga, per la partita. Ci siamo, signori miei, siamo in campo al Pierluigi Penso. Calcio d'inizio tra Inter e... tra Venezia e Inter, perché siamo noi in campo. Tra Inter e tra Venezia... di nuovo sbagliato. Oggi ho la lingua impappinata, raga. Penso una cosa e ne dico un'altra. Contropartita Venezia-Inter, signori miei. Venezia-Inter. Riquelme parte col piede sbagliato, ragazzi. Si è addormentato un attimo e abbiamo perso subito pallone. Mamma che scivolata che ha fatto Riquelme. Aveva preso il turbo praticamente. Ok, calma, 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 calma. Ricordiamoci, ragazzoli, il nostro obiettivo di quest'ultima stagione con il Venezia è il triplete. Quindi la Coppa Italia fa parte di queste, di uno dei nostri obiettivi che dobbiamo portarci a casa grande. Mbappé! È il nostro Mbappé con una magia, impazzisce e festeggia così, non si sa perché, si è drogato male stanotte. Va bene, speriamo non gli facciano il controllo antidoping, perché se no ce lo perdiamo completamente. Bello così, raga, guardate, magia lì, lo manda a vuoto, bellissimo, ne manda a vuoto due. Entra in aria e spiazza definitivamente sia il portiere che l'ultimo difensore che ha tentato di entrare in scivolata. Bello così, 1-0, prendi e porta a casa, bravo Kylian Mbappé, il nostro è il Mbappé. Bello così, bello così. Ci servirebbe un giocatore come lui nei gamberetti, raga. Nei gamberetti un giocatore come Mbappé ci servirebbe tantissimo. Arriveremo in Premier senza perdere troppo tempo, praticamente. Ma non penso sia disposto a scendere 8 categorie. Grande il Mbappé ancora. Ne fa fuori uno. Aia, non è riuscito ad altro dribbling. Io purtroppo non sono bravissimo nelle finte, nei trick e nelle trick e track e bomba a mano. E non sono bravissimo. No, 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 no. Fermalo, fermalo, fermalo. Grande Plizzari. Plizzari uno di noi. Plizzari, portiere uno di noi. Kun Agüero. Porca miseria, loro c'hanno il Kun. C'hanno il Kun e c'hanno anche Corona. Noi ci abbiamo giocato in campionato contro l'Inter già, non è vero, vero? E abbiamo vinto, se non ricordo male. C'era quel giocatore che aveva quel nome strano, che lo prendevamo in giro. No, 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 no. Vesino gioca ancora. Non si è ritirato ancora Vesino? Lo spizio non l'hanno ancora aperto per Vesino. Dai è così, si scherza ovviamente, tutto il rispetto per Vesino, grande giocatore, Gomez, ecco, ha pareggiato l'Inter, porca miseria, vedi se ha pareggiato Vesino? Vedi se ha pareggiato Vesino, io mi taglio la lingua, no, chi ha pareggiato? Chi è l'uomo barbuto? Chi è l'uomo barbuto? Tacchetitto? Ma che c'ha le Schulle? Takun? Ma che giocatore c'ha l'Inter? Buh, non ne conosco nemmeno uno, bello comunque il pareggio di testa, ha pareggiato Sergi Gomez. Scusate un attimo, mi sono affogato. 1-1 palla al centro, signori miei. Tutto da rifare per il Venezia.
Buon movimento per l'Inter che ha pareggiato e giustamente riprende fiducia. Ma il Venezia è il Venezia, signori. Messi, Messi, Messi si addormenta un attimo. È il mapa, è il mapa, è Messi. Palla ancora il mapa. Il Venezia c'è, il Venezia c'è. Grande movimento di Riquelme che vede il mapa, che vede nessuno. Porca miseria, Messi non si era completamente mosso. Ma il nostro simulatore ha deciso di giocare oggi. Gioca, non gioca. Si sta prendendo un tè con qualche amica. No, è fuori gioco, mannaggia la pupazza. Porca paletta ambriaca, signori miei. Fuori gioco netto, fuori gioco netto. E va bene, dai, dai, stiamo tranquilli. L'importante è che manteniamo la calma, raga. Perché se ci facciamo prendere l'agitazione, finisce male. Intervento pesante di Kylian Mbappé. E vabbè, cartellino giallo, ci sta, raga. Dobbiamo mantenere la calma. Perché se ci facciamo prendere dalla fuga di voler subito recuperare la partita, siamo al 19esimo. Dai, la partita è lunga, la partita è lunga. Siamo a casa nostra. Abbiamo tutto sotto controllo, abbiamo tutto sotto controllo. È il mapa, è il mapa per Riquelme, è il mapa per Riquelme, 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 Riquelme per il mapa non ci arrivo. Mannaggia a lui, era bella, porca miseria, va bene, va bene. Calma, 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 calma. 1-1. Sono in vantaggio loro ora come ora, perché comunque loro è un gol fuori casa. Vale di più il gol fuori casa o il gol in casa? Ogni volta me lo dimentico. Bravo Messolo! Vabbè, vabbè, la chiude. Vabbè, ma porca miseria. Quel difensore era nel posto giusto al momento giusto. Mi è rimasto l'urlo in gola di Mbappé. E vabbè. Dai, dai, recupera. No, 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 no. Vai Neymar, fai vedere che sei anche tu in campo. Bravo Neymar. Buono il recupero. Ferma sta palla. Messi, Messi si gira su se stesso e vede Mbappé. Che vede il momento di Mendoro. Mendoro fa fuori il difensore. Entra in area. Mendoro la piazza. Il nostro mento d'acciaio. Orsolini 2-1. Bellissimo. L'asse Mbappé. Messi, Mbappé. Orsolini che si gira su se stesso. Fa fuori il difensore. Entra in area e la piazza all'angolo opposto. Venezia 2, Inter 1. Bella così. Il nostro mento d'acciaio Orsolini trova il primo gol in Coppa Italia. E il Venezia al 29esimo si riporta in vantaggio. Va bene, raga. Non facciamo altre stupidaggini. Non facciamo altre stupidaggini. Dai, così, raga. La Coppa Nazionale ci serve. La Coppa Italia ci serve. Bello il recupero di palla. Dai, che ancora tua. Dai, che ancora tua. Buono così. Ricky Riquelme con calma. Ricky Riquelme vede Messi. Messi per Mbappé. Dai, Riquelme. Riquelme. Bello il dribbling di Riquelme. Che si accentra. Si accentra. Vede Mbappé. Mannaggia a te, Mbappé. Abbiamo perso una palla che era buona. Abbiamo perso una palla che era buona. Ha fatto una bella azione il nostro Riquelme. Solo che Mbappé non è riuscito a finalizzare il movimento. No, no, no. Fermate Olmo. Ah, ecco chi era. Era Olmo. Olmo. Ora me lo ricordo. Era Olmo. Il simpaticone Olmo. Ok, ecco chi era il giocatore strano che avevamo visto l'altra volta. No, no, no. Te la sei allungata troppo. Birillo mio. Birillo mio, dai Riquelme. No, vabbè, Riquelme, raga, sta girando a vuoto in maniera paurosa. Dai, Riquelme, uccidilo! Sì, vabbè, dai. È la seconda scivolata che fa a vuoto praticamente. Bravo, bravo, il Venezia recupera palla. Guarda il simulatore. Mannaggia, gliela dovevo dare di prima. Ci ho pensato troppo e loro, ma no, 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 butta la terra, zio. Dai, Venezia, dai Venezia, non ci facciamo schiacciare dall'Inter, signori miei, perché se l'Inter ci schiaccia è finita. Ecco, questo pallone era, non era buono perderlo lì. L'Inter sta prendendo coraggio, raga, l'Inter sta prendendo coraggio. Fuori questa palla velocemente. Dai, guarda il simulatore, vediamo se riesce a fare qualcosa di buono in questa partita, che non si è vista completamente. No, te la sei allungata troppo, zio, ho smesso di cliccare il tasto, perché hai continuato a correre, dico. Non è perché inizi a correre, devi correre per tutto il campo. Mamma mia. Mamma mia, che intervento pesante. Cartellino giallo. Va bene. Cartellino giallo per il nostro Pellegrini. Calcio di punizione. Attenzione, ricordiamo che loro ci hanno pareggiato su un colpo di testa. Vorrei evitare di prendere il pareggio anche questa volta sul colpo di testa. Loro continuano a spingere. Plinzari la salva a calcio d'angolo. Siamo nei minuti di recupero. 1 minuto e 20 di recupero, raga. Manca ancora un altro 1 minuto e 20. Più o meno, minuto più, minuto meno. Calcio d'angolo, fotocopia dell'azione di prima. Questa volta la sparapacchia fuori. Bello, come se mio. Non è che ogni volta è domenica, dico. Non è che è festa ogni domenica. Ogni partita, dai così. Mbappé, la spizza di testa per Messi, che però non ci arriva. Mbappé prova a raggiungerla nuovamente. L'Inter recupera palla, ma finisce il primo tempo. Dai, primo tempo andato 1-2-1 per noi. Buono così. Io, raga, non posso fare sostituzioni. Non posso fare sostituzioni perché la partita è ancora troppo in bilico. Quindi ripartiamo così.
Belli tranquilli, ripartiamo così, belli tranquilli e andiamo. Dai, dai, dai. Parla per l'Inter, parla al centrocampo. L'Inter giostreggia. Giostreggia, si dice giostreggia? No, Giocherella. Giocherella si sposta sulla fascia di sinistra. Continua per la fase centrale. L'Inter Venezia cerca di recuperare la palla, ma non riesce. L'unico cambio forse che farei, raga, è Riquelme. Riquelme che tra l'altro abbiamo levato Castagna o Beni Benitez. Sapete che non mi ricordo. Mbappé, riesce a trovare il buco. Dai, dai, così, dai, così, dai, così, che l'azione sta crescendo bene. L'azione sta crescendo bene. Orsolini, il nostro strumento d'oro, il nostro strumento d'acciaio. Entra in aria. Orsolini, mannaggia. Speravo di bruciarla in velocità, invece non ci sono riuscito. Calcio d'angolo, dai, giochiamola lì, dai, giochiamola lì. Dai, giochiamola lì, dai, giochiamola lì. Messi per Neymar Junior, Neymar Junior, Neymar Junior, Neymar Junior. Lo vede per Lollo Caffè che la piazza. Ma Radu, Radu? Cioè l'Inter in porta c'ha Radu? Ma di che stiamo a parlare? Poi si lamentano perché stanno a perdere. Cioè giocano con Radu in porta. La stoppata di tacco, raga. Cioè mi ha fatto il pezzo? Ma io ti stacco il ginocchio e ci gioco a Shanghai, no? Che tu me la stoppi di tacco e mi fai la giocata. No, 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 ma dai, mamma che buco terribile. Il Kun Agüero fa 2-2, raga, tutto da rifare. Tutto da rifare, il Kun Agüero fa 2-2, mannaggia di una miseria. Avevo detto che l'Inter comunque continuava a pressare. Non possiamo abbassare la guardia, raga, la guardia non la possiamo completamente abbassare. Aiuto, Neymar per Mbappé. Mbappé. È il mapa, 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 è il mapa. No, si accontentano della rimessa laterale. Si accontentano della rimessa laterale. Grande, Mbappé recupera un gran pallone. Mbappé recupera un gran pallone. Mbappé per Messi. Messi per Riquelme che se ne va al bar. A Riquelme mio, ma che fai? Tra l'altro ha fatto un fallaccio bruttissimo, Riquelme. Altro fallaccio bruttissimo, raga, noi stiamo rischiando che ci butta fuori qualcuno. Noi stiamo un attimo perdendo la testa e questa cosa non va bene. Questa cosa non va per niente bene, raga. Questa cosa non va per niente bene. Mamma mia, Plizzari cosa ha salvato. Cartellino giallo per Riquelme. Va bene, va bene. Il nostro RR, calcio d'angolo per l'Inter. Che continua a fare le sostituzioni. No, 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 fuori questa palla. Dai, ma mettila fuori giusto. Grande Mbappé. Mbappé recupera un gran pallone. Se ne va il mapa. Se ne va il mapa sulla fascia di sinistra. Non lo fermi più. No, mamma mia, che fallaccio. Questo me lo butti fuori, però. Me lo butti fuori lì a Ngungu. A Ngungu, ammonito per Ngungu. Nome impronunciabile. Diciamo che si chiama Ngungu e va bene, siamo tutti contenti. Dai così, raga. Dai così, calma, 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 calma. Calma, calma, bella la girata. Neymar, no, ma dove hai tirato? Neymar, mi sono sbattuto con il microfono in faccia. Neymar, al 64esimo, aveva sui piedi il gol del 3-2. Ma porca miseria, ti taglio lo stipendio. Neymar, fai una partita bene e quattro sbagliate. Orsolini mio, ma che stiamo a fare? Orsolini, hai perso tutto l'input vincente. Orsolini mio, mento d'acciaio. Bravo così Pellegrini duro, Pellegrini duro, ma porca miseria, se poi ti sei ammollato di botto però Pellegrini mio. Dai, 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 bello così, dai, dai. No, 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 raga, raga. Non posso. No, vabbè, dai. Meno male che ci abbiamo Plizzari in porta, signori miei. Meno male che ci abbiamo Plizzari in porta. A chi questa palla? A chi questa palla? 70esimo 2-2, raga. Se perdiamo questa partita, raga, siamo fuori. Siamo fuori da tutto il progetto. Tutto il progetto triplete. Tutto il progetto da tutto. Cioè, la serie se ne va a quel paese. Non possiamo far andare a quel paese la serie, raga. Non se ne parla proprio. Non se ne parla proprio. Col 2-2, io non so se si va ai supplementari o se passano loro per gol. È fuori gioco, zio. È fuori gioco. E che cavolo. Eh sì, disperati. Impara la regola del fuorigioco prima di disperarti. Riusciamo a battere questa palla, dai. Loro ci credono, porca miseria. Guarda come prestano alto. Pellegrini per Messi. Messi che è distrutto. Messi per Neymar che fa il pezzo. Neymar riesce a entrare in aria. Neymar, è il Neymar per Messi. Ma porca di una paletta ambriaca, ma porca miseria. Cosa abbiamo sbagliato? Dovevo tirare. No, 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 mamma mia, ho rischiato il fallaccio con Riquelme. Ho rischiato il fallaccio con Riquelme, raga. Che però non riesce a recuperare il pallone al 78esimo. Mannaggia di una miseria. Ma avevamo fatto il pezzo con Neymar. E ora loro in attacco, fuori questa palla. Occhio al Kun, palla per Orsolini. Dai che ripartiamo, palla per Orsolini. Dai così, Neymar,
che questa volta va sulla fascia. Neymar vede il momento di Messi. Messi, 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 Messi,
Messi continua a correre, ma è distrutto. No, questi. No, vabbè, ma questi mi fanno il pezzo. Poi io ti stacco le gambe. Ma io ti stacco le gambe. Messi per Mbappé. Mbappé che vede Pellegrini. Pellegrini si ferma, che rivede Mbappé. Mbappé vede Neymar, ma è nettamente in fuorigioco. Mbappé riesce a fare il pezzo. Mbappé entra in aria. Mbappé. All'86esimo, ma porca miseria, grande azione. Grande azione, mannaggia. Non ci ho creduto sul tiro di Mbappé, raga. Sul tiro di Mbappé non ci ho. Vabbè, dai, ora ogni cavolata è fallo praticamente. Sì, me li vuoi ammonire tutti praticamente. No, fermate il Kun, fermate il Kun, fermate il Kun. Ok, calma e ripartiamo. Orsolini, il nostro momento d'acciaio è Orsolini. Permessi che non ce la fa più, ma ce la deve fare. Ultimo sforzo, raga. Ultimo sforzo. Guardalo. No, mi ha toccato. No, 2 minuti di recupero, raga, è finita. È finita, io spero che ci siano i supplementari, raga. Perché se prendo in considerazione i gol a casa e fuori casa. No, meno male che l'ha tirata fuori. L'ha tirata fuori, raga. Meno male che l'ha tirata fuori. Io spero ci siano i supplementari, raga. Io spero ci siano i supplementari. Che c'è sta ora? Che c'è sta? Ci stanno i supplementari, perfetto, ok. Allora, calma e sangue freddo, raga. Fuori Messi che non ne ha più dentro Isak, fuori Riquelme, dentro Benitez. Dai è così, raga. Dai è così, speriamo che Isak dia la spinta giusta. Partitona, partitona, raga, partitona. Non si può più sbagliare. Io spero di non arrivare ai rigori, raga, perché i rigori. Guardalo, vai Mbappé, vai al mapa, che entra in aria, è il mapa, mannaggia a me, porca miseria, perché non ho tirato? Mannaggia a me, dai, calma, occhio all'Inter, l'Inter ha sbagliato, è fuori gioco, mamma mia, è fuori gioco una vita praticamente. L'Inter ha sbagliato negli ultimi secondi di recupero del secondo tempo il gol partita, raga. Era da solo davanti al portiere, non so chi, perché non me lo ricordo, non ci ho fatto caso. Però, dai, sì, però se mi asfaltate Mbappé in 4 contro 1, dico, è difficile pure riuscire a respirare. Dai, è grande recupero di Piera che però fa una cosa assurda. Calma, Collina Collins, ok. Mettiamo ordine, Lollocaffè, non mi fido per niente di Lollocaffè in queste fasi della partita. Mbappé, è il mapa, riesce, grande come combatte il mapa, grande come combatte il mapa, parla per Lollo, vede Isak, si ferma, vede il mapa, vede Neymar, la palla non arriva, porca miseria, dai che giochiamo bene. Dai, non possiamo perdere questi palloni, sono cotti, raga, sono cotti, dai, fu così che ci pareggiarono, e fu così che segnano il gol vittoria. Dai, fuori gioco, loro fanno solamente fuori gioco, raga, sanno giocare solamente in fuori gioco. Non possiamo perdere contro questi qua, raga, non ci sto, vai Birillo, fatela tutta Birillo, ultimo sforzo, vai Birillo mio, guarda Isak. Guarda Isak, guarda qualcuno, porca miseria, guarda qualcuno, Birillo, guarda qualcuno, Birillo mio. Invece non guarda nessuno, che è successo? Fine primo tempo supplementare, raga. Mamma mia, il Cagliari sta battendo il Napoli in tutto questo. Mbappé non ce la fa più, ma non posso fare a meno di Mbappé, signori miei. No, porca miseria, vincevamo 1-0 e poi 2-1, ci siamo fatti recuperare, ma come si fa? Dovevamo semplicemente portarci il risultato a casa dovevamo portarcelo. Isak per Mbappé, Neymar, Isak stroncata a terra, dai, ma era fallo, ma me l'ha distrutto. Quando il gioco si impunta su qualcosa, raga, c'è poco da fare. Puoi fare le migliori partite, sembra la partita contro la Juve. Plizzari, mamma mia che l'ho vista dentro. Mamma mia che l'ho vista dentro. Mi sembra la partita che abbiamo giocato contro la Juve. Che l'abbiamo dovuta pareggiare per forza. L'abbiamo dovuta pareggiare per forza. Ora, stiamo calmi. Guardalo, guarda. Vai Pellegrini, hai un'autostrada. Hai un'autostrada, Pellegrini. Hai un'autostrada, Pellegrini. Mannaggia. Oh, è rigore. Mannaggia a te, era rigore. Era rigore, mannaggia a te. Vabbè.
Vabbè, fermati, 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 Mbappé, ti sei fatto fregare palla, Mbappé, ma come? Io sono tranquillo con te, tu ti fai fregare palla così. Recuperiamo, 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 Isaac, Isaac, no, non ci sta nessuno, non ci sta nessuno, non corre più nessuno, raga, è finita. Si va ai rigori, Lollo Caffè, ultima azione, penso, raga, ultima azione, Lollo Caffè, Lollo Caffè, Lollo Caffè, Lollo Caffè, vede Neymar che gli fa il pezzo, se ne va Neymar. Se ne va Neymar, se ne va Neymar. La gira al centro per Mbappé. Mbappé per Isaac. Isaac si ferma. Si allarga Isaac. Isaac si ferma ancora, ancora. Vede Mbappé. Mbappé, 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 Mbappé. Riesce a girarsi. Neymar! È Neymar, non è Mbappé! Ma porca della raga, ho fatto il pezzo perfetto. Sbagliato, era Neymar, non era Mbappé. Forse l'ultima azione, forse c'è tempo per l'ultima azione. 2 minuti di recupero. 2 minuti di recupero. Parla a Mbappé. Mbappé, limite dell'area. Mbappé, entra in area. Il tiro e c'è gol. Nei minuti di recupero, signori miei. Kylian Mbappé, il Mbappé. La salva lui, signori miei. La salva lui. La salva lui. Mamma mia, che partita, signori miei. Mamma mia, che partita spettacolare! Sudatissima, signori miei! Sudatissima! 3-2 del Venezia sull'Inter. Kylian Mbappé al 120esimo. La salva lui. Mamma mia, che partita sofferta! Arbitro fischia. È finita! È finita! È finita la partita storica. Venezia 3, Inter 2. Venezia che passa il turno. Bella così, raga. Mamma mia, dai, dai, andiamo a fare le interviste, andiamo a fare le interviste. Turno superato. Sofferta tantissimo la partita. Intanto il Cagliari ha battuto il Napoli 2-1, quindi Cagliari avanti, Napoli fuori. Vabbè, poi vediamo qua gli accoppiamenti, li vedremo più in là. Andiamo a fare la nostra intervista. Forse, se il gioco carica, si decide a caricare. Comodino sta ancora festeggiando negli spogliatoi. Eccolo qui il nostro Ringraziamo Comodino, il mister per averci contento. concesso questa intervista. Contento, credo di sì. Potete vincere la coppa, credo di sì. Non siamo per niente umili, signori. Mbappé è un giocatore straordinario. Meno male che abbiamo un Mbappé, raga. Cioè, la fortuna non c'entra niente. Ma che stai a dire? Abbiamo trovato un gol al È tutto. 120esimo Grazie perché ci ancora per abbiamo la creduto sua tutta la gentilezza. partita. Non c'entra niente la fortuna. Detto questo, ragazzuoli, io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti e per il sostegno che state dando a questa serie e alla rincorsa verso il triplet. E detto questo, noi ci vediamo sempre qui prossimamente per un prossimo contenuto sul canale. Bella raga, ciao!